lungo la cresta di un crinale panoramico che si stende tra la Valle Corsaglia e la Valle Roburentello, il borgo di Montaldo di Mondovì si arrocca come un nido d'aquila attorno alla sua chiesa, nel punto in cui un tempo sorgeva un antico maniero. Montaldo di Mondovì è nelle Alpi Marittime, al confine praticamente quasi con la Liguria, a sud del Piemonte. È un comune che è circa 23 km quadrati e spazia su un'ampia gamma di territorio, partendo dalla pianura, semicollina, e arrivando fino alle alte montagne. Il comune è costituito da 5 frazioni molto distanti tra loro, a testimonianza dell'ampiezza geografica del territorio, che si estende dai 500 metri della valle del torrente Corsaglia fino ai 1718 metri dell'Alpe Miarzè e Alpe Mezzerina. Un mondo antico che approccia la contemporaneità sulla base di una solida tradizione. È un territorio su cui persistono molte attività, tra cui quella principale è il turismo. Ci sono poi attività di agricoltura legate all'allevamento di bestiame e attività legate al mondo del legname, cioè taglio degli alberi e lavorazione delle piante. L'antropizzazione della vallata, del resto, ha origini antichissime. I resti archeologici ritrovati nell'area dell'antico castello medievale evidenziano che i primi insediamenti sono da collocarsi all'inizio dell'età del ferro, quando tra questi monti si insediò la popolazione dei Ligures Montani. Gli affioramenti oggi visibili si riferiscono agli strati databili tra il IV e l'inizio del II secolo a.C. e di particolare rilevanza sono le incisioni coppelliformi che fanno pensare alla presenza di un'area destinata al culto. Lo storico Tito Livio narra della campagna di conquista romana. Un piccolo accampamento fu organizzato lungo la via che conduce al mare. All'altezza dell'attuale frazione di Roa Marenca, alcune epigrafi, oggi murate nella cappella di San Rocco, ne testimoniano la presenza. Il toponimo compare per la prima volta intorno all'anno 1000 su un documento dell'imperatore germanico Enrico III, che cita il Romitorio di Sant'Ambrogio, detto di Montalto. Oggi questo luogo esiste ancora. I resti dell'antico eremo, posti lungo la strada che sale dalla torre, occhieggiano semi nascosti dalla vegetazione e sono sormontati da una piccola cappella che conserva l'antica abside romanica e un affresco gotico. Le molte chiesette agresti che punteggiano il territorio sono unite dal filo rosso di un interessante itinerario che ci conduce alla scoperta di un piccolo mondo sospeso tra storia e fede. Tra i monumenti più antichi riferiti alle origini c'è la chiesa parrocchiale, la cui prima edificazione risale al 1100. L'arcaico titolo di Santa Maria del Monte Oliveto fu tramutato a fine 600 in Beata Maria Vergine Assunta, a cui è dedicata anche la bella pala d'altare che troviamo all'interno. Il grande quadro fu fatto eseguire per la Cappella Gentilizia nel 1656 da Don Giovanni Andrea Boglio, che ritroviamo ancora oggi immobile e orante sul lato sinistro del dipinto. Se la decorazione parietale risale all'intervento nel 1912 a cura di Giambattista Giorgis, la chiesa parrocchiale conserva vere opere d'arte come il monumentale altare in noce ricoperto d'oro zecchino, cesellato nel 1600. Un capitolo a parte merita la statua posta accanto alla navata centrale, la Madonna Nera, simulacro d'antica devozione popolare. Nelle frazioni sono numerose le testimonianze di fede, come la cappella e la borgata di Torre Sibilla, uno dei pochi resti medievali della Val Corsaglia. L'abitato ha subito alcuni ammodernamenti, ma presenta ancora evidenti segni della sua funzione di curtis medievale. Le due ruote possono essere un valido mezzo di trasporto per esplorare le ricchezze culturali, religiose e ambientali locali.
Negli ultimi anni si è sviluppato sul territorio un'importante attività legata all'escursionismo, sia fatto a piedi, sia con le bici, ma soprattutto si è sviluppato il mondo delle bike. Siamo entrati a far parte di un circuito importante legato al Galmongioie, c'è questo percorso di e-bike di circa 1200 km, tra cui Montaldo è attraversato da diversi percorsi, partendo da quote relativamente basse sui 500 metri per arrivare a quote anche di 2000 metri dove noi abbiamo gli alpeggi. Sono percorsi immersi nel verde, di media difficoltà o anche di alta difficoltà, utilizzabili sia dalle famiglie che dalle persone più esperte. Ci sono degli ottimi percorsi a trekking, fare buon trekking o ai bike, o anche biciclette muscolari, perché comunque immersi in un bosco ci sono anche dei percorsi appunto in piano per poter andare con la muscolare o con le bike per affrontare delle salite, per potersi muovere più agevolmente, sempre al fresco perché siamo a 800 metri di altitudine. Respiriamo anche l'aria di mare in quanto siamo nelle Alpi Marittime, proprio perché di là abbiamo il mare e quindi si può anche vedere una volta raggiunte le cime. Oltre a questo c'è l'escursionismo a piedi, molto frequentato, ci sono possibilità di fare strade molto pianeggianti come quella che conduce alla Borgata Vernagli, o ci sono strade e percorsi più difficili partendo dal fondovalle e salendo verso le vette. I molti percorsi che attraversano le vallate sono adatti ad ogni tipo di viaggiatore e consentono l'attraversamento lento del territorio e l'incontro diretto con gli ospitali montaldesi. Abbiamo non solo Montaldo, c'è tutto il contorno, e dei bellissimi paesini, borgatine, alcune abitate, alcune no, però spostandosi possiamo vedere anche il fiume Corsaglia, appunto, che ho detto che è la Valle Corsaglia, è qua sotto, e lungo fiume puoi fare il tuo picnic, puoi passeggiare con i bambini, fare anche la nuotatina in queste pozzette fresche. D'estate, essendoci meno acqua, corre piano e quindi le pozzette non sono neanche poi così fredde. La gradevole frescura che si gode lungo le rive dei torrenti alpini, nei castagneti o nelle vaste faggete, merita più di una tappa di ristoro. La natura ci è stata veramente favorevole e abbiamo dei pregi particolari, ci sono dei boschi particolarissimi, abbiamo anche una zona qui del nostro territorio che è una zona naturalistica vincolata, un SIC, che è la zona verso il Monte Alpet, di alto pregio naturalistico, dove ci sono delle faggete importanti e dove ci sono l'inizio delle piste da sci di San Giacomo di Roburent. Oltre a questo abbiamo un torrente molto importante che è il torrente Corsaglia, che tocca tutta la nostra vallata, e per quello che si chiama Val Corsaglia, la zona su cui sussiste Montaldo, di una naturalezza molto importante, con acque pulitissime, dove c'è la possibilità appunto di pescare e di fare attività lungo il fiume. Il fiume, oltre ad essere una gradevole meta estiva, ha una sua importanza per la storia economica. La forza motrice dell'acqua era la sola disponibile per azionare le macine dell'antico mulino, ancora perfettamente conservato. Il mulino è stato messo in funzione inizio Settecento e poi è stato operativo fino negli anni 50. Abbinato al mulino c'era anche una segheria che è stata spazzata via dal 94 dall'alluvione, che quando mio nonno non macinava usava l'acqua per far girare la segheria, no? La tradizione artigianale della panificazione con farine locali si conserva ancora vivace in frazione di Corsagliola, un'attività nata nel 1967 che col tempo si è specializzata nella produzione della tipica pasticceria secca. Abbiamo tanti prodotti al giorno d'oggi, ma quello più importante, più tipico, resta comunque la pasta di Meliga, che arriva dal,
dalla lavorazione della farina bianca insieme alla farina di mais, un mais particolare 8 file che era stato perduto come piantagione nel tempo e ritrovato qualche anno fa e ricoltivato nelle nostre zone. Gli altri ingredienti sono quelli di un frullino semplice, quindi uova, burro, noi lo caratterizziamo con l'aroma di limone. La nostra attenzione sta sempre comunque nello scegliere tutte materie prime, oltre che di qualità, territoriali, quindi comunque della nostra zona. Dal 2000 il forno di Corsagliola fa parte del consorzio di tutela delle paste di Meliga del Monregalese e ha lavorato attivamente per attribuire a questo prodotto il riconoscimento di presidio slow food. La particolarità di questa pasta sta proprio nella farina, quindi già dal tipo di mais che viene scelto e dalla lavorazione che poi subisce, quindi viene macinato a pietra, trattato appunto chiaramente il meno possibile, quindi nel biscotto troveremo una grana un pelino più grezza, non una farina estremamente macinata, ed un gusto chiaramente più accentuato di proprio del mais e della meliga. I prodotti tipici della zona nascono da una salda tradizione agricola che ancora oggi è un tratto caratteristico dell'impronta culturale locale. L'economia locale si basa principalmente sulle attività turistiche. Poi ci sono altre attività legate all'agricoltura, ci sono allevamenti, c'è la produzione di formaggi. Qui viene prodotto un importante formaggio che è Raschera DOP, uno dei 9 comuni che fanno parte appunto del consorzio Raschera, un formaggio di altissima qualità conosciuto in tutto il mondo. A tale proposito, i soci della cooperativa agricola Montaldese sono stati i primi ad aderire al consorzio del Raschera. La loro grande passione per la vita tradizionale dell'alpeggio si tramanda ancora oggi. Si è voluto creare questa cooperativa per dare una svolta all'attività agricola della zona. Abbiamo preso in affitto i pascoli del comune Alpe Mezzarina e Alpe Miazzè. I nuovi soci sono tutti giovani e hanno volontà di fare. La tradizione della monticazione, che si svolge ogni anno da giugno a settembre, consente di mantenere viva la specificità produttiva dell'alta montagna, nonostante le difficoltà e i disagi che essa comporta. La transumanza, prima che venisse formata la cooperativa, ogni singolo socio la faceva già. Poi, dalla data di costituzione della cooperativa, si è fatta la transumanza con tutti i soci assieme. Si veniva su a piedi e attualmente è una pratica che viene ancora fatta sia in monticazione che demonticazione da tutti i soci. Nel corso degli anni sono stati fatti grossi miglioramenti in tutti e due i capannoni. Quest'anno qui è arrivata addirittura l'energia elettrica. Una passione che consente di tramandare eccellenze uniche. Il rapporto sapiente con la terra garantisce una produzione sostenibile, paradossalmente in anticipo sui tempi, in virtù di una consapevolezza antica. Noi siamo un'azienda agricola che adotta il sistema biologico. A livello di allevamento abbiamo sia l'allevamento di cavalli stelle italiani che di cani chihuahua. Il benessere animale per noi è al primo posto in assoluto. Diciamo la produzione principale sono le castagne. Noi abbiamo castagne tirafrutto, poi abbiamo l'orto dove produciamo le nostre verdure per poi lavorarle e darle nell'agriturismo alle persone che vogliono venire a degustare il nostro cibo che prepariamo. Sono o materie prime appunto prodotte da noi o materie prime comunque acquistate nelle aziende agricole del territorio, quindi comunque del Cuneese e comunque in Piemonte. La stretta relazione con la terra d'origine contraddistingue tutti i ristoratori della zona, che differenziano il proprio menù sulla base di particolari scelte stilistiche, tutte da gustare. È una cucina semplice, casalinga, cerchiamo di fare piatti tradizionali ma appunto con materie prime di eccellenza e cercando di usufruire il più possibile di tutte le peculiarità del territorio. Allo stesso modo, i prodotti locali sono gli assoluti protagonisti della cucina de La Vecchia Giacobba, una vera istituzione culinaria per l'intero comprensorio.
Dunque oggi abbiamo preparato le tagliatelle fatte in casa con il sugo di funghi, funghi porcini qua nascono abbondanti quando siamo in stagione. E poi abbiamo fatto il vitello tonnato, che è un altro piatto molto richiesto e tipico della zona. Abbiamo preparato le paste di meliga, il bunetto, un altro piatto tipico, un budino con gli amaretti, il cioccolato, il cacao, una serie di ingredienti tutti amalgamati insieme. E le pesche ripiene, anche un'altra cosa tipica, perché non vengono proprio ripiene e poi cotte al forno, per cui è proprio una cosa, diciamo, di queste zone. Tra i formaggi, la raschera è tra i protagonisti dell'offerta culinaria della vecchia Giacobba, genuina e proveniente direttamente dagli Alti Pascoli, assieme a un tomino di capra a base di latte fresco. La nostra cucina è una cucina molto semplice, casalinga, proprio perché noi usiamo tutti questi prodotti a chilometro zero o autoprodotti, che secondo me non hanno bisogno di tutta questa trasformazione, di tutta questa elaborazione. Per cui piatti molto semplici, casalinghi, che può essere appunto la pasta fatta in casa, possono essere con i funghi o un risotto fatto con le nostre verdure o degli antipasti anche lì che tipici della nostra zona, o come i dolci, non dolci molto arzigogolati, molto semplici. Veracità. È questa la cifra stilistica dell'ultimo irrinunciabile locale che ci sentiamo di consigliare. L'agriturismo La Maddalena coniuga l'ottima accoglienza con le atmosfere tipiche del rifugio alpino, dove la cucina è necessariamente energetica. Abbiamo preparato oggi due piatti tipici locali. La polenta concia saracena è una polenta fatta con un grano saraceno che cresce più o meno a questa altitudine qua. Noi la mischiamo un po' della polenta di grano turco normale per alleggerirla, perché sennò è una polenta un po' spessa. E concia vuol dire condita, e quindi è condita con raschera, panna e burro locali degli alpeggi. L'altro piatto è il cosciotto di maiale, che è un cosciotto di maiale che viene cotto al cartoccio nel forno a legna con tutti gli aromi classici, quindi rosmarino, lauro, cipolle, per 6-7 ore circa di cottura, e viene abbinato di norma a patate, castagne bianche. Qui la location spettacolare si sposa alla premiante visione dei gestori del rifugio. La mia cucina è una cucina che mi rappresenta, è una cucina rustica, molto legata al territorio, che ha alcuni cavalli di battaglia tipici della cucina piemontese, dalla battuta al vitello tonnato, alle polente, a queste cose qua, ma molto radicata sul territorio, quindi una cucina, direi, con piatti ricchi della cucina povera, si può interpretare in questo modo qua. Oltretutto è una cucina un po' particolare, perché è una cucina con un menù fisso, non alla carta, dove, diciamo, proponiamo il nostro tipo di cucina con poche varianti, e siamo scelti per quello ormai da tanti anni. Abbiamo registrato un marchio che si chiama Normal Food, normale, cioè la cucina della nonna, cioè come si mangiava, quindi mangiamo con una posata, un piatto molto rustico con dei sapori forti, diciamo, della cucina montana. Se l'offerta culinaria è in grado di soddisfare le curiosità del viaggiatore più esigente, l'alto tasso di vivibilità di Montaldo di Mondovì ne fa una meta particolare e privilegiata. Montaldo è un posto molto tranquillo, si vive molto bene, ha un clima molto, molto privilegiato, soprattutto l'area del capoluogo di Montaldo ha un microclima molto particolare. In quell'area negli anni si producevano anche i vini, perciò c'era una pianta particolare che si chiama Cardino, un vitigno particolare, autoctono, per dare l'idea del clima e del microclima presente sul territorio. Si vive molto bene, molto tranquilli, e il comune è dotato di quasi tutti i servizi necessari per vivere a contatto con la natura, ma anche avere la possibilità di essere molto legato a quello che è il fondovalle e le attività del diciamo contorno del territorio di Montaldo.
Tutto questo è Montaldo, un territorio montano ancora tutto da esplorare, con radici profonde e lo sguardo aperto verso il futuro. Thank you.